fuori la musica. La musica dei ciechi. La musica, signori. La musica dei ciechi. Musica. Musica. Denghe spitz. La musica dei ciechi. E chi lo so cercato? Non mi avevano visto. E chi lo perché stanno mis a me? Ah già, voi perché state qua? Ma buono. Per raccogliere i soldi e per l'accompagnare in casa loro quando hanno finito i suoi. Tutto quanto c'è qua? Tutta. Sei persone con occhio solo. O mio. E come vedono a chi le poverella se voi l'ha rubato o no? A vera roia i... La rubò. No. E che ne sanno che lì povera gente si quando raccogliete i sordi rimanate in casa? Ostrica, fallo pa' maronna e fammi fa'. Tieni. Grazie. Uè, mo ha avuto due sordi. Mannaccia. Ve sfrugule, eh. Fino a che non mi tocca in erba. E la cieca nocchia. E chi l'uno ne tena, a davvero sei persona. E io c'ho un marra pura, e lo faccio su uno scetavaiassa a priessa a chi la chitarra. Che? Tu? Vira, vira, t'avessi a spazzare una coscia con una punta una pesca. E chi lo se la mise in casa? Musica, musica dei cieli. Musica, musica. Grazie. Ho avuto un'unichella! Musica, musica dei ciechi, musica. Grazie. E mo ha avuto mezza lira! Ci mi sono controllo io. Ma tu mi la pazienza mia, tu ti arrivare stasera con chi? Ma sono cose a scipazzo veramente. Ma te ne vuoi, sì o no? Ah, a così fai carne porca. Io mi te vengo a pressa a prima. E la vada via! Ma fuma che è successo? Non lo sento. Ho scucciandone tutti i giorni. Lo stricaro? Lo stricaro. Lo stricaro. Dice che io va roba. Chi le pazzeia? No, no, i ricovera. Lo senti? Sapeva che mi ho pigliato sul serio e si diverte a visfruculia. Uè, hanno essere 18 sorda. Ha già contato io a una tutto quello che ci hanno narrato. Mannaccia, ma... Totò, e chi sta com'era sa la piglia? Voi più facete questa, e chi la chiuccia da dinta? E noi di mano cagniamo posto. E io non vi vengo a presa. Assettatevi, professore. Grazie. E io a Roma sei. Tu tieni un'occhia, puoi chi ha fatica. Ferdinand, ma perché veni massuna sempre a sta Santa Lucia? Ma ringrazia. Che la Santa Lucia ci guarda la vista e l'occhio. Tanto manca niente facimmo, se ne è andato pure cantando. Almeno chi lo fermavano un po' in gente. Donna Fo. Donna Fo. Donna Afonso,
Ecco pure, sto qua. Onafò, ma voi una volta non cantavate per le società? Una volta. Perché non facete una cosa? Ma che faccio? Una cosa del vostro repertorio? Ma io tengo un repertorio vecchio e poi sto fuori esercizio. Ah. Che faccio? Arrasato. Sì, sì. Arrasato. Sembra qualcuno si fermerà. Questo nel vostro interesse? E ricordiamoci e di Embadico. E allora, re maggiore, va. Io tengo a questo nato, Luizio, grosso assaio, non l'ho perso mai, ma trovo un perché. Mi è sempre piaciuta di stare in allegria, io la malinconia non so che roba è. Sorra di fetto grossa che sto qua, mo tenga in un momento che lo ha. Onafò? È passato nisciù? No. È facita la seconda parte? La sto facendo, no. Seconda parte? Io rira, si una chiagna, si stonga risperata, si non ha smagnata, io rira come che, mi pare cara renna, ogni turmiente passa, ca una chiusa in grassa, e a così voglio fa. So fatto grosso che sto qua, ma tenga in un momento che lo ha. Onafò? È passato nisciù? No! E facimma la terza parte. Mo! Va che c'è la guardia! Ma insomma, dove vogliamo arrivare io non lo so. Ma che stumatezza! Ma faceteci fa! Che non stiamo dopo a buscare pane! Ma perché va vita fa a sfruttare quello? Quello non ci sfrutta. No! Noi siamo pagati, abbiamo una tanta fissa. Siete tanta fissa tutto quanto. No, lui per noi è come un impresario. Noi siamo scritturati. Stipendiati. Ah, e quando verrà? Beh, questo poi dipende a seconda l'abilità. Io per esempio guadagno 3 lire al giorno. O chitarrista qua presente 2,50. Io piglio meno di lui perché lui è più bravo di me. E se io non ero meglio, non pigliavo mezza lire e più. E beh, se fosse una chitarra vecchia, tasca sarria in capo. Vira che tu ma... E vira lo voglio. E si vedeva lo io, mo stevo qua. E vedi se non devi sempre trascendere. E tu dici che sei più bravo di me. E allora va bene, i pigli mezza di vecchio, perché lo strumento via è più grosso. Dunque... Allora... La chitarra... figlio 2 lire e mezzo. E gli altri 3 senza offese dei professori, 1,50 a testa. Perché lui non servimma. No violine, 30 sordi. Ave ragione che non posso leggere la musica. Sino ogni nota mi aveva dato 3,25. Embe, e poi 10 lire e mezzo. E non vi convenisse che fa per conto. A chi? Per conto noi. E chi ci accompagna? Chi ci raccoglie i soldi? Ostrica, ci vuole uno che bene, che da sta cuttando non pare l'occhio aperto, che piglia la gente per piette. Se noi passanti sai che fanno? Sentono e passano. E noi suoniamo. Abbiamo provato a metterne 2 o 3 per farle esigere per conto nostro. Ostrica, quelli sai che facevano? Esigevano per conto loro. E noi ovvero non bevevamo niente. Perciò meglio quel poco è sicuro. A così si mi certo che quando è scura notte. Ma come vanno accorgito che è scura notte?
lo stomaco. Quando la panza si fa sentire, vuol dire che è scurata notte. A 24 ore, cosa, non sono più. È stumbrasaria. Si fa una posizione in quella buia. E beh, che ci vuoi fare? Nella terra dei ciechi, beati chi te non occhio. A sentire esse, dici che c'era fonna. Ma che da fonna, da dove fa un po' piacere da fonna? Quello è un volgare speculatore. Oh, ma ti pare che se quelli ci rimetteva pagava a noi. Ma che da pagava, Ferdinand, che da pagava? E allora che dici? Chi le può l'ostricare non è cosa proprio buona. Quando piglia e paga. Ostrica. Ostrica, ma dove stai? Sto qua, sto qua. Oh. Ostrica, quello sai come si chiama? Quello si chiama calcolo. Basta dirti. Che si affittai a moglie a 300 lire al mese. Ui, state zitto che Don Alfonso ti posso dire. Ostrica, quando stavo per lì, Don Alfonso, avvisami. Dice, non ti preoccupare. Ma tu hai capito? 300 lire al mese. E facevano vita unita. Issa la moglie e l'amica la moglie. No, questo per dirti che corna tene chill e che fetendone è quello là. Cucchillaia. E chi? E quello che stai dicendo. Ah. E che stava dicendo? Non mi ricordo. Che si affittava la moglie a 300 lire al mese e che facevano vita unita. Io parlavo del maestro Panariello, sol maggiore. Pardon? Totò, il stava vicino a me, ha sentito tutte cose. La giuitta, state zitta e non parla. Ostrigrofusara, cannolina.